Ora Sì, si volentieri, registrerà la grazie. conferenza. Esatto. Anzi, Grazie. io invito Roberta. anche gli altri partecipanti, soprattutto poi quando ci sarà la parte di discussione, aprirevi liberamente il microfono perché, come sappiamo, lo scopo dei jailbreak è proprio anche quello un po' di condividere, no? Le esperienze di ciascuno, per cui benissimo, sono anzi assolutamente incoraggiati gli interventi come quelli di Marco, per cui appunto, senza problemi, parliamo insieme in questo momento che oggi, così per chiudere in bellezza l'anno, ospita Amedeo Fadini, che ci parlerà appunto di Catasto, che è un po', insomma, il nostro, come dire, riferimento quando abbiamo problemi in termini di Catasto. Membro, oserei dire fondatore dell'associazione GFOS da veramente tantissimi anni, se non ricordo male, è stato anche presidente, libero Sì, professionista. ricordi male. Comunque, membro dal 2010, l'associazione è del Ecco. 2008 e sono stato vicepresidente, effettivamente. Insomma. Vicepresidente. Grazie, vai. Ok, e niente, direi libero professionista, comunque professionista sicuramente nel settore pianificazione, collabora sia con privati e pubbliche amministrazioni anche importanti, Regione Veneto per citarne una, e quindi insomma, chi meglio di lui poteva tenere questo ultimo jailbreak del 2020, quindi lascio a te la parola, Medeo, Ok. e ci rivediamo poi, cioè, ci risentiamo poi in fase finale per la discussione. Sì, grazie mille Roberta, grazie dell'invito perché appunto fa sempre piacere condividere le conoscenze che è un po' la frontiera attuale perché il software libero lo conoscono tutti e spesso nelle richieste d'aiuto io vedo che c'è proprio una mancanza anche di metodo, un approccio quantomeno frettoloso in generale all'informazione geografica. E con Giter appunto ci conosciamo perché mi sono occupato spesso. E Amedeo, ti sei, direi, mutato. Scusami, sì. Ok. Allora, stavo dicendo, no, ho premuto la barra per far avanzare la cosa. E, tra l'altro, sì, visto che siamo in pochi, se volete aprire la webcam, potete aprirla anche da subito, oppure dopo, insomma, vi rompiamo le scatole. E come ha fatto Marco, se volete anche nella chat scrivere più o meno chi siete, di cosa vi occupate, perché l'idea è quella di mettere insieme. A me, tra le varie cose, dico che a me tutto sommato la burocrazia, quando funziona, piace, perché è un po' quel meccanismo che dovrebbe portare ad individuare un responsabile per qualsiasi cosa, per qualsiasi processo, no? Per cui ho messo quella lì, insomma, piace la burocrazia, quella buona, no? Vediamo, allora. Proviamo a discutere appunto di cartografia catastale, che io in genere ho usato, per esempio ho lavorato con Abaco che si occupa di tributi locali, quindi anche di ICIMU, soprattutto per quella bestia nera della pianificazione che sono le aree fabbricabili, perché l'Accademia, cioè no, il processo della pianificazione prevede ormai dappertutto che si pianifica non tenendo conto delle proprietà. Poi però questi poveracci che si trovano un'area, proprietari di un'area che cambia la qualità edificatoria vanno informati, vanno avvisati e devono anche avere un aiuto quando hanno un'area fabbricabile, devono avere anche un aiuto nello stimare il valore della loro proprietà. E la cartografia catastale si scarica in genere appunto dal portale dei comuni in un formato che è CXF e da diversi anni è disponibile anche per gli enti pubblici gratuitamente nelle loro attività istituzionali, no? Quindi comuni per quel che riguarda la riscossione dei tributi locali nell'ambito comunale oppure magari non so, gli espropri e altre cose.
è disponibile un po' a singhiozzo la mappa di Leopardo anche tramite vari programmi di cooperazione tra Catasto e altri enti pubblici, che però a mio giudizio non hanno mai avuto un grande successo perché l'approccio era più o meno sempre quello da parte della vecchia Agenzia del Territorio, che poi è confluita in Agenzia delle Entrate. La mia impressione era che l'approccio era: sì, vi diamo la possibilità di fare delle cose al posto nostro praticamente a gratis e poi comunque decidiamo noi. Cioè, insomma, vabbè, ho sintetizzato un po' male, però non era una cooperazione, diciamo, paritetica, no? In ogni caso era sempre una delega magari di funzioni catastali anche ai comuni che aprivano degli sportelli catastali, eccetera, però poi alla fine non permetteva anche a questi enti di migliorare il catasto. Questa è la cosa importante, perché chiunque ha avuto a che fare con il catasto, come ho messo nel titolo, ci ha litigato un po', sicuramente si è un pochino arrabbiato. Quindi ci sono questi programmi come Sigmaterre, che in Piemonte è partito, funziona, altre regioni avevano aderito. Oggettivamente non so a che punto siamo, in Veneto non l'ho mai visto decollare, ma era partito e andiamo così. Il formato CXF è un formato molto semplice, cioè è un file di testo posizionale in cui a seconda dell'ordine delle righe io ho certe informazioni. Questo è l'inizio appunto del comune H117 che poi esuderemo. Foglio 11, no? E c'è un codice, poi c'è un paragrafo bordo, significa che io qui ti sto descrivendo una geometria. Questa geometria corrisponde a comune H17, foglio 11, ha una dimensione di 12, non chiedetemi cosa voglia dire, la rotazione è 0, poi ci sono questi due punti che servono per mettere praticamente l'etichetta, sono due copie di coordinate, vedete x e y su riga dopo, x e y su riga dopo, sono uguali perché l'etichetta sta già in un punto all'interno del poligono, se l'etichetta andasse messa fuori dal poligono con la lineetta invece sarebbero diverse. Questo poligono ha 154 vertici e qui partono le coordinate del primo vertice, riga 14 e 15, del secondo e così via e così via. Qua invece abbiamo bordo della particella 303, dimensione sempre 12, dimensione riguarda appunto la precisione in pratica. È anche accessibile tramite il servizio WMS. Questa slide è una cosa assolutamente inedita perché la licenza vietava di creare immagini come questa e di renderle disponibili e di farle vedere in pubblico fino a settembre 2019. Quindi un bravi all'Agenzia delle Entrate che dopo aver creato il servizio, dopo circa 3 anni, se non vado errato, correggetemi se qualcuno si ricorda, ne sa di più, dopo circa 3 anni ha cambiato la licenza e ha reso una licenza riutilizzabile, che permette effettivamente di accedere sia ai cittadini ma anche ai professionisti o anche solo agli appassionati. Ad accedere meglio alle informazioni catastali. Qui, per esempio, c'è uno svincolo autostradale, una cosa che non mi spiego mai è perché questi livelli qua, specialmente, cioè anche non recenti, perché questo svincolo è del passante di Mestre, quindi ha circa 12 anni, rimangono sul livello particelle e non passano mai al livello strade. Poi casomai chiederemo a chi di voi lavora in comune se sa come mai accade questo mistero. Allora, la mappa catastale secondo me è particolare perché nasce per esigenze diverse da quelle che noi usiamo, scusate, che usiamo normalmente nel GIS, cioè non gli interessa descrivere la realtà. Il catasto, oggettivamente, di cui la cartografia è solo una componente, anche limitata, nasce per far pagare le tasse sostanzialmente, no? E da ricordare che anche se noi abbiamo un livello che si chiama particelle, un livello che si chiama fabbricati, la mappa rappresenta solo quella che è dei due catasti, il famoso nuovo catasto terreni, che non so se sia ancora la denominazione ufficiale. Però io spesso mi chiedevo, ma quanto è nuovo questo catasto? È nuovo dal 1866, questa è la legge che l'ha istituito praticamente.
Io l'ho studiata poco, però ha davvero una storia bellissima anche questo catasto, cioè è stato completato, è entrato in conservazione nel 1956, per cui quando sento di quelli che dicono, beh, ormai sarebbe da rifarlo il catasto, a me vengono un po' i brividi, perché insomma ci abbiamo impiegato 90 anni quando c'era gente veramente brava a fare questo. Adesso è vero che abbiamo le tecnologie, però non so se siamo capaci di mettercene meno praticamente, no? E il problema che si sono trovati a gestire era questo, che c'erano vari catasti preunitari in diversi sistemi di riferimento ed è stato previsto di passare tutto in un unico sistema di coordinate. Come tutti ben sappiamo, questo in realtà non è ancora accaduto, perché qui appunto c'è una dispensa con le varie origini catastali, quindi ci sono delle grandi origini in grigio, poi ci sono varie aree in cui ci sono delle origini locali, comune per comune, poi c'è appunto il Trentino Alto Adige e la parte di Trieste del Goriziano che hanno un catasto tavolare. E una cosa importante, cioè è vero che la cartografia catastale è digitale, è vero che è facile da convertire in un formato GIS, però secondo me non è adatta all'uso in un GIS, perché comunque ci sono anche delle origini, più che delle origini, dei punti di secondo ordine di cui sono andate perse le coordinate originali. Quindi io sono rimasto anche colpito dal fatto che quando ho cominciato a lavorare appunto con geometri che si occupano di riconfinazioni, alla fine, e ho fatto un corso giusto per capire anche alcune cose, una delle frasi che mi ha colpito del docente, che ha detto, fa: "Oh, mi raccomando, non prendete per buone le coordinate dei fiduciali, perché non sono particolarmente affidabili, nonostante il nome, no?" Quindi l'agenzia del territorio prima, ora l'agenzia delle entrate, rende disponibili appunto dei file, tabella attuale dei punti fiduciali con tutte le coordinate dei fiduciali, che queste vengono utilizzate, però sono coordinate un po' approssimative. Quello che invece è molto preciso e che appunto può essere riutilizzato è quello che è il rilievo del topografo, cioè il libretto, e da questo escono queste misure che vedete qua, che trovate pubblicate anche in alcuni portali, che vengono sempre diffuse dall'Agenzia delle Entrate, che sono le mutue distanze tra un punto fiduciale e l'altro. Poi casomai cerco un attimo di vedere, per questo ho scritto i triangoli, quelli sono ok. Allora, perché il catasto non si sposa con il GIS? Perché secondo me ha prospettive diverse, no? Catasto si occupa di individuare i confini, non necessariamente in maniera grafica, ma più che altro in relazione, cioè la particella 12 confina con la particella 38, 49, 70, c'è cioè una servitù di passaggio. Per cui quando noi, l'abbiamo fatto tutti, cerchiamo di sovrapporre il livello catastale a una carta tecnica regionale, secondo me è come un po' se ci trovassimo davanti a due fotografie della stessa persona, no? Una di fronte e una di profilo, questo è Bill Gates prima che diventasse famoso, se non lo sapete, e arriva appunto il commissario Logatto che dice: "Ah sì, allora fammi un fotomontaggio che metta in un'unica fotografia quella di fronte e quella di profilo." Cioè, capite che viene fuori un quadro di Picasso, non è una buona idea. Per cui ecco, chiederei a architetti e pianificatori all'ascolto, cioè quando in urbanistica si fa sempre un inquadramento territoriale, secondo me è opportuno fare una tavola di questo tipo, cioè questo è l'ambito di intervento, te lo faccio vedere sulla cartografia con solo i livelli catastali che vedete qui a sinistra, e te lo faccio vedere sulla CTR o su altre cose, no? Si capisce ovviamente che è lo stesso ambito, ma quello di sovrapporli con i problemi che abbiamo, quindi qui è lo stesso ambito, e vedete, ditemi se non si vede, vedete appunto che le particelle sforano di una ventina di metri verso nord, no? Per cui su questo, è oggettivamente difficile capire.
capire la corrispondenza esatta, cioè riesco un attimo, l'occhio del tecnico non riesce a individuare appunto se la particella ricade in una o in un'altra area urbanistica, ma è impensabile fare delle cose automatizzate. Si riesce però a livello comunale a fare una traslazione, no? Per recuperare questi scarti, però occhio. Una volta che io ho traslato questo livello per farlo corrispondere alla realtà, quello lì non è più il livello catastale. È un'altra cosa di cui io che ho fatto la traslazione devo in qualche modo assumermi la responsabilità. E qui appunto ognuno fa i conti con il proprio ambito di lavoro. Quindi quando io mi occupavo di aree fabbricabili e fini IMU, ovviamente tenevo tutto il registro della traslazione che effettuavo in maniera da poterla dimostrare, ma in ogni caso il danno potenziale era anche limitato perché l'imposta di ICI e IMU è un'imposta in autodichiarazione, quindi è il proprietario che accetta eventualmente il valore commerciale che io gli calcolavo in base ai metri quadri che mi risultavano, no? Però non potevo sicuramente firmare da pianificatore: i metri quadri edificabili della tua particella sono 1832,5, cioè non si fa, insomma. E questo appunto l'hanno visto molto bene GITER, che ha fatto un plugin per la redazione, per il supporto alla redazione del CDU, insomma, cioè ci vuole un po' tutto un lavoro preparatorio e anche delle scelte su come esprimere i CDU, come spiegare le cose. Allora, che strumenti possiamo usare per avere a che fare con la cartografia catastale? Quello più usato sicuramente è un plugin di QGIS, che è CXF-IN praticamente, che consente anche di importare e traslare, diciamo, cioè georiferire, non traslare, scusate, di georiferire sulle origini catastali locali, usando appunto un server dell'autore del plugin, no? Per cui lui chiede una registrazione gratuita e in più appunto per il Friuli Venezia Giulia nel 2010 sono stati anche calcolati dei parametri di correzione per una trasformazione di Elmer per tutti i fogli di tutti i comuni. Purtroppo questo lavoro dell'Università di Udine di Alberto Beinat alla fine non è mai diventata una cosa ufficiale, cioè oggettivamente questa parte che dicevamo prima, no? La correzione, l'Agenzia delle Entrate non l'ha mai approvata in qualche modo, ed è un peccato, è un'occasione persa, perché sarebbe stato comunque una possibilità per riconciliare un pochino il catasto con la realtà, effettivamente, con il territorio. Allora, vi faccio vedere un esempio. Prima di questo, ditemi se ci sono domande, contestazioni, ho detto qualcosa di impreciso, magari se volete intervenire, apritevi pure il microfono liberamente. Tutto tace, ok. E proviamo un attimo a farvi vedere di preciso come funziona. Allora, questo è QGIS vuoto, ok. Questo, vedete tutti lo schermo di QGIS? Sì. Ok, allora io ho sotto mano appunto dei vecchi file del comune di Quarto d'Altino, che è appena a nord della laguna di Venezia, insomma siamo qua in pratica, e qui abbiamo il pannello del plugin, no? Viene installato ovviamente da Gestisci Installa Plugin, cercate CXFIN, lo attivate. E poi appunto c'è questa icona con il vecchio logo dell'Agenzia del Territorio e apre esattamente un pannello con un po' di cose un po' complesse. Allora, le cose importanti sono le informazioni e anche il pulsante per la donazione, perché comunque sono 15 anni, perché queste cose sono uscite nel 2007, appunto, da quando l'agenzia ha reso agevole scaricare i CXF al portale dei comuni, quindi 2005, 2008, 2010, quelli erano gli anni in cui un po' tutti i comuni poi si sono iscritti e hanno cominciato ad utilizzare il dato, no? Voglio o no, lui si prende la briga di mantenere questo server su cui eventualmente c'è la possibilità di registrarsi, no? Quindi c'ho una scheda informazioni in cui avete l'indirizzo e
il pulsante per le donazioni, praticamente. E la scheda importante è questa qui che si chiama carica CXF su DB Specialite, che richiede appunto la registrazione e la connessione al server di georeferenziazione. Quando io sono connesso al server, apro il file CXF e me lo trovo già riproiettato. Per questo comune però non è consigliabile, vi faccio vedere perché con la versione, diciamo, di base, quindi senza anche utilizzare il server, che permette di importare il file CXF in un memory layer, no? Abbiamo visto che il file è relativamente semplice, per cui il programma cosa fa? Va a prendere il file CXF, io qui prendo questo file che finisce con QU e rappresenta il quadro di unione, vado a dargli apri, mi chiede che sistema di riferimento dargli. Allora, per il momento io faccio finta di non sapere l'origine, però andiamo a cercare anche dove e come trovarla, no? Gli do comunque un sistema di riferimento in metri, quindi scelgo Gauss-Boaga fuso ovest, o comunque Gauss. Beh, sì, dovrebbe essere quasi tutto in fuso ovest, chi ha il catasto Gauss-Boaga, che è il sistema in cui ho impostato il mio progetto. Faccio ok e appunto qui c'è una prima sorpresa. Alcuni fogli di questo comune sono già in coordinate Gauss-Boaga fuso ovest e si posizionano correttamente, no? Qui appunto ho tutti i livelli del catasto, in questo caso gli altri sono vuoti, per cui provo un attimo a rimuoverli. Rimuovi layer. Ok, e quindi ho questo livello del confine, no? A livello di attributi c'è anche sommato qua un po' di confusione, però insomma qui abbiamo i nostri numeri dei fogli su uno degli attributi, no? E quindi vedo che il foglio 25, 26, 21, 22, 24, 23, il 12 anche sembrerebbe, il 15 sono già qui. Gli altri dove sono finiti? Gli altri hanno delle coordinate molto più piccole in metri e quindi sono finiti qua in fondo, vicino alle coordinate 0,0 in gradi, praticamente, no? Per cui già questo comune ha una sua particolarità e una prima cosa che dobbiamo annotarci è che alla fine il foglio, il catasto, per come è strutturato, va gestito, anche se in digitale, va gestito non come un continuum, come una cartografia, ma per singoli file, quindi per singoli fogli oppure per singoli allegati, oppure appunto c'è anche un'altra categoria che io non ho mai incontrato, che è lo sviluppo, poi casomai chi ne sa di più ci racconta qualcosa. Allora, io ho bisogno di dirgli che le coordinate in cui sono scritte queste geometrie, perché ricordate, in realtà lui legge una serie di numeri e mi disegna le geometrie. E se vedete qui sotto, appunto, qui abbiamo tutti numeri negativi in metri, perché il catasto ha coordinate in metri, però rispetto a un'origine che è molto più vicina. Per cui la nostra esigenza è quello di dirgli qual è l'origine e di impostare una proiezione personalizzata, praticamente. Allora, come è fatta la proiezione personalizzata? Non so se riuscite a vedere, vediamo se riesco a usare magari una lente di ingrandimento. Allora, eccoci qua. Ok, allora, qua si ingrandisce qualcosa? Vedete nulla? No, ok. Comunque, No, sempre no, no, uguale, sì, ma no, sto usando il si Magnifil, evolve. ma non passa fuori dal driver video, quindi Comunque non è si una legge buona idea. abbastanza. Sì, ok, se si legge non vi preoccupate. Quindi questa è la stringa project for che ha un parametro proj uguale cas, quindi è il tipo di proiezione che è già comunque codificato dentro il software di gestione dei sistemi di riferimento che è project 6 nel caso di QGIS 3, no? E ha appunto un parametro lon e lat che sono esattamente le coordinate dell'origine. Poi c'è un più x e più y che riguarda la falsa origine,
L'ellissoide di riferimento, le unità che sono in metri e appunto nient'altro da aggiungere. Questi sono in genere i parametri, quindi di una stringa di proiezione per il catasto. Devo ammettere che io ho qualche dubbio se sia giusto impostare qui l'ellissoide di riferimento come VGS 84, perché la proiezione di Cassini ha un altro ellissoide. Però è vero che io queste coordinate qua le ho prese comunque su un ellissoide VGS 84, per cui così più o meno funziona abbastanza bene. Non ho mai approfondito più di così. Da dove le ho prese le coordinate? C'è stato un grandissimo lavoro che ha fatto la prima società che si è occupata di sit comunali integrati con il catasto, che è Globo. Io non mi ricordo se li ho conosciuti personalmente, comunque sono sicuramente dei professionisti validi, praticamente. Ah, grazie, ecco, Roberto, appunto, vi ricordo appunto com'è composta la stringa anche nella chat, se non si leggesse bene, e hanno appunto ricalcolato in gran parte le loro origini. È un lavoro molto interessante, è positivo che lo rendano disponibile in maniera gratuita, e in questo caso abbiamo un riferimento che è questa, la grande origine di Pordenone. Sì, è positivo, ma secondo me è anche doveroso, nel senso che tutto sommato loro questo lavoro lo hanno fatto lavorando per i comuni, e quindi in ogni caso sono soldi, erano già in origine soldi del contribuente. Quindi qui ho origine 2 e ho i parametri qui sotto, questa no, non si vede, ma forse ecco, ho i parametri appunto dell'origine iniziale, sia in VGS 84 che sull'ellissoide di Bessel praticamente. Qui io devo ammettere, si potrebbe andare a ragionare appunto e aggiungere la trasformazione di datum, partire dalle coordinate Bessel, eccetera, però io fino a lì non sono mai arrivato. Perché? Perché per l'utilizzo che comunque ne dovevo fare io, la precisione, l'accuratezza che raggiungo con questa trasformazione è anche sufficiente. Per cui per ciascun comune io dovrò andarmi a cercare l'origine. Occhio che ci sono comuni che non hanno origine, per esempio, se non sbaglio, Quinto di Treviso ha un'origine locale per ogni foglio, cioè proprio come fosse disegnata sulla mappa, e in quel caso è agevole perché è davvero molto ristretto l'ambito di quell'origine lì, quindi ho poche deformazioni, ma va ricalcolata. Quindi, nel momento in cui io ho trovato il mio SR, non devo fare altro che dirgli imposta l'SR del layer, seleziono questa origine che ho aggiunto io e ho chiamato catasto PN, e vado allora a recuperare lo zoom che avevo precedentemente. Eccoci qua. E quindi ovviamente gli altri fogli sono stati sparati in Russia. Però se comunque avessi intenzione di utilizzare qualcosa, vediamo che più o meno con quella differenza che dicevo di una ventina di metri. No, siamo a 111, quindi qua effettivamente può essere anche da ragionare sull'ellissoide. Però quella cosa lì ve la lascio veramente aperta perché io non ci ho capito molto. A questo punto posso importare i CXF anche tutti insieme. Importo questi due file che riguardano appunto il foglio 11 e il foglio 12. Però, quando lo carico, posso già dargli il sistema di riferimento con l'origine locale del catasto. Eccoci qua. E quindi vedete che io adesso ho un livello particelle. Il lavoro appunto di Saccone permette anche proprio di assegnare già degli stili preimpostati anche molto utili, no? Ho un livello particelle e anche un livello fabbricati, però teniamo sempre presente che comunque si tratta di un livello che esce dal catasto terreni, cioè questi sono i fabbricati secondo il catasto terreni. Ci sono dei fabbricati che sono regolarmente accatastati al catasto edilizio urbano,
ma che non vengono visualizzati qui. Domande, dubbi, errori che ho commesso e che avete visto? Niente di tutto questo. Ok. Direi che sei Quindi stato molto chiaro, mi dico. sì, no, può darsi che l'abbiate, poi ci dite se l'avete già mai fatto, se vi sembra troppo difficile, però questo è sicuramente il percorso che io utilizzo e che io consiglio. Come vedete, non risolve tutto, nel senso che resto anch'io col dubbio sull'ellissoide, l'origine Genova, eccetera, e qui si apre un mondo, però secondo me, sicuramente mi guarderò bene da darvi un consiglio che vada bene da Trieste in giù, insomma, perché a seconda dei dati con cui uno si trova, dovrà un attimo mettere a punto la cosa. Un'altra cosa interessante che dicevamo con Roberta, e qui avrete anche i link, la stessa Globo ha messo a disposizione proprio un convertitore di CXF che genera direttamente i file shape. Anche loro hanno un server per la riproiezione e chiedono agli enti pubblici di attivare una licenza, per cui più o meno lo stesso servizio che fa Saccon, ed è un modo anche per loro per procurarsi clienti. E consente anche non tanto appunto di georiferire praticamente, di trasformare le coordinate come abbiamo fatto adesso, ma di effettuare comunque una trasformazione, una rototraslazione, credo, se ho capito bene, utilizzando un file di punti omologhi. Il formato dei file di punti omologhi è questo qua, cioè un XML in cui io posso mettere il codice del comune facoltativamente questi elementi qua. Metto almeno 3 punti, ovviamente, per poter fare una trasformazione affine e ricavare appunto sette sarebbero 7 parametri, ma non credo che lavori sul 3D, no? Ma adesso sono molto impreciso perché veramente non, la matematica non è proprio il mio forte. Comunque, in cui c'ho x1, y1 le coordinate catastali del punto, x2, y2 le coordinate invece nel sistema di riferimento di arrivo praticamente. E questo secondo me può essere utile. Allora, volevo farvi vedere, non è questa finestra, è quest'altra. Volevo farvi vedere allora come abbiamo fatto prima la raccolta dei punti omologhi, come la faccio io. Quindi io adesso torno a rimettere questo confine qua. E quindi vado a trovarmi appunto con queste differenze che abbiamo visto prima e utilizzo un plugin che si chiama Acquisizione Coordinate. È un plugin nativo, mi pare che basta attivarlo ed è molto utile perché mi consente sia qui appunto acquisizione di coordinate e poi con il tasto destro abilito il pannello di acquisizione coordinate che in genere sta qua sotto. È molto utile perché mi consente di avere sempre al click le coordinate del mio click in latitudine e longitudine e nel sistema di riferimento del mio progetto attuale. Per cui io, per esempio, avevo preso questo punto qui, vado a dirgli avvia acquisizione, clicco qui, mi compare un puntino rosso di riferimento, aspetta, lo metto un po' fuori, e contemporaneamente in queste due caselle mi dà appunto le coordinate in gradi, di cui adesso come adesso non ce ne facciamo nulla, e le coordinate in metri che corrispondono all'x1, y1 del mio punto. Posso anche copiarle negli appunti, in pratica, e a partire da questo vado a prendere il mio, a, vado a compilare il mio file. Quindi prendo il primo punto e le coordinate del primo punto. Quindi dimenticate che adesso il nostro progetto è in 3003. Io qui sto prendendo quei numerini che stavano scritti sul CXF sotto a quella cosa lì. Lui me lo visualizza in mezzo all'oceano, ovviamente, perché gli ho dato un sistema di riferimento particolare. Per questo è importante usare un sistema di riferimento in metri, perché se io stessi lavorando in Lat-Lon, comunque questa cosa qui non sarebbe riuscito a visualizzarmelo perché cercherebbe di disegnare una geometria larga 18.000 gradi, che
che ovviamente è un numero non raggiungibile, almeno nella geometria euclidea. Vado quindi a prendermi il punto corrispondente, che in questo caso andava anche bene perché era proprio l'aggancio del nuovo foglio, no? Qui. E qui appunto avrò il mio x2 e y2, cioè le coordinate dello stesso punto in Gasguaga Ovest. Boh. Chiaro questo procedimento di punti omologhi? Qualcuno voleva dire qualcosa? Ho fatto degli errori, eccetera. Benissimo. Questa è la schermata dei CXF2Shape, praticamente è molto semplice, mi consente di esplorare il mio albero dei file, posso selezionare uno o anche tutti i CXF, posso avere questa opzione che mi dice unisci fogli, quindi ho un unico livello particelle, anche CXFin mi pare che lo fa, sì, lo fa di default praticamente, però io posso anche dirgli non unirmi fogli e mi fa uno shape per uno foglio. Ci sono dei casi in provincia di Como e di Lecco di comuni a perimetro aperto, dopo se riesco vedo di farvene vedere uno. In realtà cambia la codifica del numero del foglio sul nome del file, perché praticamente il comune a perimetro aperto ha un unico foglio ai terreni e vengono appunto disegnati, chiaramente erano disegnati su più fogli diversi. Qui sotto c'ho adeguamento coordinate, quindi nessun adeguamento, posso effettuare una semplice traslazione, se comunque io ho già per esempio i dati in Gauss-Boaga, però per alcuni fogli so, il più delle volte è sufficiente una semplice traslazione, perché spesso magari da un foglio all'altro è andata persa un po' il collegamento con l'origine, quindi come dicevamo prima, i fiduciali di quel foglio hanno delle coordinate leggermente traslate. Questo mi è capitato raramente, però di più delle volte per capirsi e per fare una buona mappa è sufficiente la traslazione, oppure un file di punti corrispondenti su cui clicco, cioè ovviamente il mio sfoglia, vado a recuperare il file XML e vado a dargli converti. Quando fa converti, lui legge appunto, mi dice ho convertito due file, non fa altro che leggersi tutti i file e scriverci le coordinate dentro e poi va a crearmi una cartella CXF2Shape. Vediamo dove è finita. Ok. Sì, infatti ha riscritto perché li avevo già fatti con appunto uno shapefile per i fabbricati, uno shapefile per i fogli, uno shapefile con i libretti, ma che qui credo che sia vuoto, se non sbaglio, uno shapefile per le particelle, uno shapefile per l'anagrafica. Ecco, una cosa che non ho detto, adesso proviamo un attimo a caricarli in memoria. È che oltre al CXF viene poi distribuito un file con le superfici anche di ciascuna particella, proprio perché in realtà la superficie catastale di quella particella è scritta non nella geometria, non c'entra quasi niente con la geometria, ma è iscritta appunto a catasto e quello è il dato che fa testo. Vediamo un attimo cosa mi tira su. Eccoci qua. Ok, e qui abbiamo, come vedete, abbiamo ovviamente non abbiamo quel problema di traslazione che avevamo prima, quindi diamogli una cornice linea semplice, un po' più grossa per le particelle. L'SR non l'ha preso perché non viene creato il PRJ, però io gli ho dato appunto queste coordinate, le coordinate X2 erano in Gasguaga Ovest, quindi posso impostarlo tranquillamente, no? Quindi affinando quei punti omologhi qui, lì, io qui riesco a raggiungere una maggiore accuratezza e una migliore sovrapposizione praticamente. Adesso scusate, ho fatto casino, l'ho caricato 2 o 3 volte. In ogni caso, appunto, un dibattito che spesso si faceva quando lavoravo in Kubernetes con i
tecnici comunali o meglio ancora magari con l'assessore di riferimento. In ogni caso non è solo un problema di questa traslazione qui che in parte rimane, ma è un problema anche proprio di diverse geometrie del dato. Cioè qui vedete che OpenStreetMap che integra la CTR e la CTR stessa, la CTR è un po' più vecchia, no? Però guardate i fabbricati. Allora, questa è la CTR che me ne ha due all'inizio della strada. Gli altri sono relativamente nuovi in questa lottizzazione. Spegniamo la CTR e vediamo che OpenStreetMap comunque ha dei fabbricati disegnati, probabilmente da Ortofoto, da parte appunto dei mappatori di OpenStreetMap. In ogni caso, la geometria che io ho in catasto non corrisponde alla geometria della copertura che quindi ho comunque in CTR. Se vedete, in questi due casi è abbastanza evidente. Per cui, anche quando io vado a effettuare una traslazione per far sovrapporre meglio, comunque mi trovo delle geometrie differenti, perché di fatto, a meno, poi correggetemi se c'è qualche geometra, topografo, eccetera, di fatto quando il topografo scarica il proprio libretto. A proposito, vediamo se c'è qualcosa del libretto. Il sistema catastale che lo inserisce in QGIS ne stira i bordi lungo i bordi delle altre particelle, cioè ne stira i bordi sulle coordinate dei fiduciali che sono presenti nel libretto e sono presenti in cartografia con coordinate diverse. Tra l'altro, lì c'è una scelta che loro hanno rivendicato ai tempi dell'Agenzia del Territorio, che è quella di usare delle trasformazioni spline, che quindi deformano tutto il foglio spesso, no? Per cui il topografo restituisce un dato corretto e il catasto glielo deforma per renderlo coerente con la propria cartografia. E assolutamente io ritengo che sia giusto così, però teniamo presente che il processo al momento richiede questo, perché il catasto in realtà non ha nessun interesse a migliorare la propria cartografia. Il catasto non è oggetto di manutenzione, ma è oggetto di conservazione. Questa è una massima appunto che mi diceva Umberto Trivelloni di Regione Veneto, detto appunto dal responsabile della divisione territorio, ma sta proprio scritta nella legge del 1866 praticamente. Vi segnalo anche questo programma qua, che può essere utile appunto nell'ambito di sistemi particolarmente grandi come i SIT comunali, perché ovviamente il problema è aggiornarli spesso questi dati catastali man mano che cambiano. Quindi al momento a noi tocca ogni volta, chi gestisce un sito comunale lo sa, quindi Marco ci darà conferma o anche Roberta, poi non so se abbiamo qualcun altro. Bisogna scaricarlo in CXF e convertirlo in un formato, per cui appunto questo consente, nonostante si chiami DXF to PostGIS, consente di leggere anche i CXF. È un programma vecchiotto fatto in Visual Basic, però il codice è pubblicato e quindi si potrebbe eventualmente rifarlo. Ma avete visto che è anche molto semplice passare, cioè chi conosce Python, comunque passare da un file di testo all'SQL di inserimento in PostGIS non è particolarmente problematico, quindi non è un problema di programmazione, è un problema più di organizzazione, di gestione del sistema, ogni quanto lo aggiorno, eccetera. Poi sull'ultima slide vi lascio anche appunto due link utili. Allora, su questo appunto negli anni 2007-2008 se n'era parlato su WikiGFOS, adesso purtroppo non è più online, ma lo trovate su archivi.org, quindi cerco, o cliccando qui sopra, perché le slide le pubblichiamo, Roberta, o gliele mandi via mail. Allora, di solito, vabbè, mettiamo la presentazione, la registrazione su YouTube, ovviamente chi ha Sì, allora piacere lo di vedete anche ricevere da lì. le slide, Sì, manda una le mail inviamo o volentieri. a me o a Giter, insomma. E appunto, siccome la Assolutamente. discussione era saltata fuori sulla mailing list di GFOS anche recentemente, mi pare un anno fa, Salvatore Fiandaca, che è sempre molto attivo, sul suo blog aveva messo insieme alcune cose, no? Praticamente. Periodicamente, ecco, la discussione è saltata fuori, però è comunque una discussione aperta, veramente, per cui se vi capita appunto di contribuire,
il posto adatto è sicuramente la mailing list di GFOS, dove si parla anche di dati, ne possiamo parlare. Bene, sono curioso di sentire che ne pensate, che esperienze avete avuto voi, se siete stati più bravi di me a fare qualcosa. Non so, in chat vedo che non si è presentato nessuno, se qualcun altro vuole ancora dire più o meno che cosa ha fatto, che esperienza ha avuto con il catasto. Allora, Marco, come promesso, dici un po' come è stata allora, a ribattere tutti i fiduciali del comune. Allora, grazie alla domanda. Allora, noi abbiamo avuto un rapporto sempre di difficoltà col catasto, anche se abbiamo ottimi rapporti a livello personale, però è sempre stato un ente con noi abbastanza difficile. Noi abbiamo fatto come Vicenza una rete geodetica, cioè è stato fatto una si dice monumentazione, cioè un posizionamento fisico di chiodi al terreno, chiodi topografici che sono stati rilevati nel sistema GPS e sui quali sono poi stati ricalcolati anche i punti fiduciali. Su questa rete è stato poi fatto il volo aerofotogrammetrico, il nuovo database topografico e di fatto cosa abbiamo fatto? Abbiamo aumentato la precisione di impianto della nuova cartografia che abbiamo prodotto. Non abbiamo ancora avuto il tempo materiale di affrontare una georeferenziazione il più possibile precisa della cartografia catastale, perché siamo impegnati su mille fronti, però questa procedura che ci hai fatto vedere è estremamente interessante perché permette di aumentare la precisione della georeferenziazione. Per quanto non si arrivi mai ad una precisione assoluta, perché è di fatto impossibile, migliora sicuramente il risultato finale e questo è molto importante. Anche perché utilizza strumenti open e questo è un valore aggiunto. Assolutamente. Sì, secondo me il percorso appunto di CIS-FEIN, poi io usavo Vector Bender come elemento, insomma, ecco, qui siamo sul sito V, allora. Sì, bene. Sì. Non so se questo è Schio. Sì, sì, sì. Okay, questa dovrebbe essere la rete di affittimento. Credo sia scaricabile, peraltro, non so se è l'orario. Dovrebbe essere già scaricabile, credo, eh. Quindi nel download dati credo che sarà uno servizio, ovviamente è solo in area, però visto che ci sono parecchi benefit tra i partecipanti, e credo tra i tematismi si dovrebbe trovare. Sì, questo è importante che sia scaricabile, quindi complimenti perché appunto io vi auguro di trovare anche un'alleanza con i topografi, con i professionisti che lavorano sul territorio, perché una delle cose che adesso vediamo se viene allo scoperto qualche geometra, no? Che sono degli ottimi professionisti, però l'andamento del mercato soprattutto e quindi la richiesta della committenza ha portato secondo me il topografo ad avere due marce completamente diverse, no? E lo si vede nelle risposte che danno anche sul forum. Diceva, beh, per lavori catastali allora lavoro in una certa maniera, no? Per lavori invece di topografia, sorveglianza, cantieri allora posso ottenere delle precisioni al millimetro, no? È certo. E effettivamente la vedo molto difficile, come dico io, ricomporre queste due cose. Però è vero che avere una rete geodetica già di appoggio su cui i professionisti possono comunque lavorare e quindi confermarne la bontà e produrre dei dati coerenti anche con quella, appunto, la strada potrebbe essere quella di avere un percorso più veloce di questa traslazione, di questo stiramento del catasto quando lo recuperi, perché effettivamente il problema è quello, cioè io ho avuto un comune che è il comune di Tezze sul Brenta che si trovava proprio nell'impossibilità di usare la cartografia catastale, per cui ha steso una convenzione con l'Agenzia del Territorio allora e ha sostanzialmente rifatto la digitalizzazione delle mappe di impianto e poi tutta una serie di correzioni. Però
Poi improvvisamente si è trovato nel sistema VEGIS, quindi nel sistema dell'Agenzia delle Entrate, senza nessun avviso si è trovato di nuovo sostituito questa cosa, perché Sogei nelle sue attività programmate avevano anche loro rifatto la digitalizzazione, no? Ma con meno cura ovviamente di chi in quel comune ci abita, no? Per cui, come dicevi tu, i rapporti proprio amministrativi, burocratici sono un pochino problematici. È vero però Sì, che il catasto lo disegnano i geometri, insomma. assolutamente. I geometri, i topografi hanno una posizione, lo capisco benissimo, abbastanza delicata perché sono a metà tra il catasto, i committenti ed i comuni. Ma di fatto, siccome il catasto georiferito nella maniera più precisa possibile interessa fondamentalmente ai comuni, non interessa al catasto e non interessa ai Certo. professionisti, interessa ai comuni, sono i comuni che devono muoversi per andare incontro in qualche modo a un ente che è il catasto, che ha ovviamente obiettivi diversi, e dei professionisti che sono pagati dai committenti. Per cui Sì. bisogna in qualche modo offrire anche ai professionisti qualcosa in cambio di quel che si chiede loro, perché il problema nostro, il problema da parte dei comuni, è aggiornare la cartografia. Perché Certo. se non l'aggiorniamo, noi a Schio abbiamo speso una cifra importante in termini di investimento economico e anche di impegno per produrre la nuova cartografia, ma di fatto, pur essendo recentissima, è già vecchia e ogni giorno invecchia. E Certo. se non troviamo una modalità di aggiornamento speditivo sufficientemente adeguata a garantire una precisione di impianto che è costata molto in fase di inizio, disperdiamo il nostro lavoro e il sistema di fatto invecchia, perché la Sì, spina sì. dorsale di ogni sito è di fatto la cartografia, insomma, tutto viene Certo. Eh dopo. sì, la cartografia di base, perché sennò poi uno si fida a Google oppure a Planet, che ha delle immagini satellitari che vengono aggiornate ogni giorno, Planet ormai. Allora, Eccola aspetta là. che chiedo a Marco Rizzetto, grazie di esserti presentato, però cioè, se vuoi appunto, no, come se vuoi intervenire, se hai il microfono ti costringo a intervenire, cioè, secondo te, dal punto di vista proprio dei geometri, se ci fosse la possibilità, come nel comune di Schio, comunque di consegnare un lavoro fatto bene che poi viene usato per la cartografia e quindi io faccio il mio rilievo con la maggiore accuratezza possibile, poi gli do un file al catasto che ci fa quello che vuole, come abbiamo detto, lo disfa, e poi però gli do lo stesso file anche al comune che invece ci aggiorna la cartografia e quindi mi riconosce anche la validità di quello che ho fatto. Secondo te è una strada percorribile? Ah, giustamente ha detto è senza microfono, mi spiace, scusa che ti ho messo un po' in difficoltà. Però ecco, io penso che appunto cercare di intervenire a monte, cioè sulla gestione del catasto, sì, dai, intanto chiacchiero io, Marco, sulla gestione del catasto non è fattibile, cioè non ha dei tempi, perché veramente rischiamo di avere altri 90 anni, perché i tempi comunque proprio della pianificazione degli enti statali, eccetera. Non sono neanche così d'accordo su un'eventuale devolution di dare il catasto alle regioni, sì, ai comuni o peggio che mai alle regioni, insomma, nel senso il comune sarebbe anche in grado di gestirlo, ma non è corretto, non rientra nei suoi compiti istituzionali. Però soprattutto verificando appunto la qualità e la quantità di strumentazione che abbiamo, io credo che se noi riuscissimo a creare un ambito culturale in cui ognuno per la sua parte collabora, e quindi il professionista quando scarica il file da un rilievo GPS ha anche un indirizzo email o una piattaforma dove poter fare un upload e poi da quelle coordinate lì che sono precise in genere al millimetro o al centimetro, il comune ci ricava qualcosa di buono o se non altro può correggere. Vai Marco, se non altro può correggere appunto questa traslazione che si rende necessaria, per cui io scarico il CXF dal catasto e Eccomi qua. ecco, dici. Sì, no, ma io sono d'accordo. Io sono dalla parte dei professionisti, non sono un pubblica amministrazione. Sì. E dal mio punto di vista, sarà anche un po' da, tra virgolette, fanatico dell'open, sono assolutamente d'accordo. Ci costa niente fornire dati di punti, magari che
che sto concordando con cioè, un algoritmo col quale scegliere dei punti da posizionare sul territorio, rilasciare i dati rilevati, non ci costerebbe proprio niente, insomma. Anche magari all'interno di lavori che vengono fatti non necessariamente per il comune, anzi, quando sono fatti per il comune, sono totalmente d'accordo che il dato va fornito nella maniera più completa, diciamo il dato integrale, ecco, per cui nel caso dei GNSS, dati di grezzi, di rilevazione, magari senza correzioni o elaborazioni di punti, di capisaldi, cose così. Perfettamente Nella tua d'accordo. esperienza in giro per i comuni trovi gente che ne sa, che ne capisce di topografia e di geomatica, oppure trovi un po' di tutto? Si trova un po' di tutto. Poi io lavoro zona Montecchio Maggiore nel Vicentino, e in quel comune ci sono al SIT e all'urbanistica ci sono due persone fisiche che tengono a cuore questo genere di argomenti, per cui ci parli volentieri, insomma, e quindi sì, da quel punto di vista lì c'è stato anche un rilascio, tra l'altro, di Montecchio Maggiore dei dati cartografici che erano stati prodotti È vero. all'interno dei lavori, e un po' anche perché le persone che ci sono dentro ci tengono, lì non dipende neanche più dall'entità pubblica amministrazione, ma proprio dalle persone che dicono: ma perché no, rilasciamo questi dati, che c'è di male, nel senso. Sì, Sono lì d'accordo. c'era Flavio Rigolon, se non sbaglio, a Montecchio Sì, Maggiore. esatto. Ecco, lui sì, dovrebbe essere il fondatore di GFOS o comunque storico, uno del primo consiglio direttivo. Sì, infatti, lui e anche l'architetto Fossà dell'urbanistica sono Esatto, Giovanni amici, Fossa. oltre colleghi, sono, sì, Giovanni, mi accorgo spesso che la differenza la fanno le persone più che una norma che ti obbliga a rilasciare dati, quindi sarebbe sì da avere un contatto, adesso nel periodo è un po' anche difficile, però più contatti con le amministrazioni, io sarei di quell'opinione lì. Però alcuni colleghi, ad esempio, sono dell'opinione: no, meno gente sa, meglio è, questa cosa è quasi fastidiosa, insomma, talvolta da sentire. Ecco. Sì, sarei d'accordo sul fatto di fornire dati alle amministrazioni da parte nostra, che siamo dall'altra parte, perché comunque stiamo collaborando, andiamo bene tutti, se tutti rilasciassimo i Sì, dati. ma io direi proprio con il semplice obiettivo di poter vedere riconosciuto la qualità del proprio lavoro. Insomma, ripeto, come dici Assolutamente. te, non costa niente, però capisco che per molti possa essere comunque un passaggio in più, dire una volta che io scarico il file dal mio strumento, che in genere è un GPS, quel file lì non è che mi costi più di tanto condividerlo, no? Però Sì, secondo infatti. me è proprio importante poter vedere riconosciuta la qualità del proprio lavoro, che questo piace. E mi piace quello che hai detto, cioè, come punto d'arrivo direi questo, no? Visto che come titolo parlavamo di litigare con il catasto, in realtà si risolve proprio parlando con le persone, cioè tra professionisti, tra appassionati, tra pubblica amministrazione e professionisti, tra pubblica amministrazione e cittadino. E nella mia esperienza il software libero è soprattutto questo, insomma, no? Anche se è corretto usare quello che c'è, quindi abbiamo presentato anche Csikszentmihalyi, che è proprietario, ma giustamente è Sì. una ditta che ha. Però in realtà usare il software libero significa entrare in contatto con le persone che lo scrivono, che lo sviluppano, Sì. e non mi stancherò mai appunto di raccomandare questo, perché spesso adesso vedo, soprattutto nelle università, che per questioni di tempo i professori dicono: eh sì, vabbè, vi scaricate QGIS, fate così e così, però ripeto, arrivano delle richieste un po' di aiuto e di supporto un po' fuori contesto, e si perde l'occasione soprattutto di entrare in contatto con quella che è la comunità, che come in questa occasione, e quindi ringrazio proprio GITER per questi appuntamenti, consente appunto di conoscersi, di mettersi insieme, poi di ritrovarsi e di rivedere altre cose. E brevissimamente poi chiudo. Vedo anche Mauro Bettella, non so se è il Mauro Bettella di Regione Veneto.
però comunque mi fa venire in mente che il dato catastale è molto utile anche inevitabilmente per la difesa idrogeologica, per la difesa sul territorio, cioè conoscere anche proprio a chi compete la manutenzione di un'area ha dei risvolti molto importanti anche sulla ecco, conferma. Ah, complimenti, non è già attivo. Benissimo, allora adesso ti vogliamo iscritto a GFOS e attivo nella promozione del software libero. Ti mandiamo nelle scuole. Una cosa. Pensionato e reduce Regione Veneto. Però davvero, cioè, non è che i comuni e le regioni fanno la cartografia e la fanno accurata così per un vezzo, come a volte qualcuno sembra pensare. I comuni soprattutto la fanno anche per i piani di protezione civile, anche per la prevenzione di dissesto idrogeologico, cioè per la difesa in particolare dei cittadini. È per quello che ci serve veramente cartografia particolarmente aggiornata e particolarmente accurata. Qui mi taccio e chiudete pure voi, Roberta e Roberto. Sì, no, io giusto riallacciandomi un secondo al discorso dell'importanza dell'open source, forse la vedo anche lato back-end, soprattutto con operazioni come quelle che ci hai fatto vedere oggi, no? Dove magicamente i dati vengono riproiettati, traslati, eccetera. Credo che sia sempre importante anche capire cosa c'è dietro proprio a livello anche di funzioni, algoritmi utilizzati e purtroppo spesso quando ci affidiamo a prodotti commerciali resta sempre il grande punto di domanda, ci si affida più alla magia, ecco, quindi questo è, però insomma, era così una piccola nota. Non so, Roby, se vuoi dire qualcosa, io solo un minuto così autoreferenziale per me, Amedeo, che comunque il 26 di febbraio, scusate, 2021, terremo un webinar sempre su questo argomento, ovviamente un po' più esteso nell'ambito dei webinar GFOS e GEAM, in cui torneremo a parlare di dati catastali, quindi diciamo una versione molto più estesa di quello che ci ha raccontato oggi Amedeo e poi anche di compilazione o quantomeno supporto alla compilazione automatica dei famigerati certificati di destinazione urbanistica. Io no, volevo aggiungere cioè, due commenti e una domanda a Medeo, o a Medeo a tutti in realtà. Mi è tornato in mente, sono andato a cercarlo ora, il progetto che aveva presentato la ditta di Roma, E42, a Torino, all'ultimo GFOS. Progetto però, non mi ricordavo il nome, devo essere sincero, sono andato a rivederlo, ce l'ho sotto. Che è un altro progetto che era proprio orientato dalla presentazione che ricordo, era indirizzato ai professionisti proprio per trovare un punto di condivisione dei dati raccolti appunto su punti fiduciali. Ora, no, non mi ricordo i dettagli, quindi non mi ricordo se era proprio anche indirizzato però mi pare di sì, da quello che ricordo. L'idea di condividere i dati dei rilievi e quindi credo anche le doppie coordinate doppie, quindi potrebbe essere. Però l'unico dubbio che c'è, provo a formulare la domanda: c'è questo progetto, c'è il database Isaccon, ci sono alcuni comuni che abbiamo visto Vicenza e Schio che erano presenti, tra l'altro. Piccolo commento, c'è una fortissima presenza veneta in questo jawbreak, direi. Questo è significativo perché siete, prima hai citato Piemonte, Veneto, purtroppo, ahimè, ci sono secondo me delle problematiche anche, cioè, le competenze e l'interesse su alcune tematiche, ahimè, è molto, non ne voglia chi non è veneto e. Tra l'altro noi non siamo veneti, quindi, però l'interesse è molto citato su alcune regioni, però torno, scusate la parentesi, e, dicevo, ragionare, se non ragionare, se potrebbe essere utile provare a unire le forze, non lo so, in qualche modo, trovare una piattaforma forse il più possibile
anche quella aperta, cioè non marchiata da nessuna ditta, perché questo mi rendo conto, da ditta stessa, lo dico da ditta, ma può sembrare anche un modo per, cioè, anche nell'ambito open source, comunque può essere un modo per recuperare clienti, comunque per tenersi un po' di, che può essere visto male, anche ragionevolmente. Però se potrebbe essere utile creare come associazione GeForce un database aperto che contenga questi dati, un po' quello che fa OpenStreetMap per i dati di cartografia, per provare, cioè secondo te può essere utile nell'ottica di provare a stimolare questa, diciamo, attività di questo tipo, evitando che siano veramente un po' troppo legate all'iniziativa del singolo. Il plugin CXFIN è mantenuto da Saccon, a cui va il plauso perché moltissime persone lo usano, e giustamente tu prima parlavi della donazione, però è molto legato alla sua persona. Il comune di Vicenza, di Schio, di altri comuni del Veneto pubblicano la loro rete geodetica. Bravi, un applauso a loro ovviamente, però. Se uno lavora nel comune di Padova, ora non lo so, magari Padova ha pubblicato tutti i punti fiduciali, ma se non li ha pubblicati rimane un po' col cerino in mano, e se andiamo fuori dal Veneto peggio mi sento, cioè, penso ai comuni liguri, cioè, non ho idea di cosa sia pubblicato a livello cioè, sulla rete geodetica, penso poco o nulla, no, in realtà la regione qualcosa pubblica, mi correggo, però a parte la regione credo che ci sia poco altro, eccetera, eccetera. Quindi ti chiedevo cosa ne pensi di Sì. una. Allora, beh, intanto, cioè, permettimi una battuta, cioè, nel senso, potrà sembrare brutto appunto che una ditta come GTR approfitta un po' di tutto quello che fa per procurarsi nuovi clienti, ma a me sembrerebbe molto peggio che un domani magari GTR dovesse sospendere l'attività dei site comunali, per esempio, perché non gli rende e quindi mi abbandona Vicenza e Schio, cioè, per cui non è così, non la vedo problematica che la cosa venga portata davanti dalle ditte, non ci vedo l'esigenza di un soggetto neutro. Sicuramente, secondo me, qualcosa di più potrebbero fare le università, cioè io vedo che appunto perché siamo veneti? Perché il Friuli è già a posto. È già a posto in una maniera che non mi piace, però appunto ho avuto questo lavoro fatto, pagato alla regione, fatto all'Università di Udine, che ha sistemato la cartografia foglio per foglio per tutta la regione, e hanno purtroppo un contratto in house, questo sì, molto problematico, con InSeal, per cui di fatto InSeal gli fa tutto anche con software open, ma lo gestiscono. La Toscana è già a posto, ma molto più open, nel senso che lì è la regione che comunque permetteva, ridistribuisce il catasto ai comuni, eccetera. Per cui le situazioni sono molto varie. Sicuramente buonissima l'idea appunto di E42, che partiva proprio dall'idea che diceva Mauro, no? Cioè io comunque esco a rilevare e mi porto a casa un sacco di punti con un'accuratezza incredibile. Poi lì loro lavorano in un contesto particolare che è quello di Roma, quindi hanno anche tanti rilievi topografici legati agli scavi archeologici, insomma, legati agli adempimenti archeologici. Per cui qual era il principio di E42? Dice, se io rendo disponibili questi punti di riferimento, chi poi si trova sul territorio che deve prendere delle misure e non ha la possibilità di stazionare 45 minuti in mezzo a un incrocio, cioè, banalmente, no? Può appoggiarsi ai miei due punti di riferimento, prende due misure col disto e avrà comunque un'accuratezza maggiore che non fare 10 stazioni totali, insomma, gli costa meno. Per cui sicuramente questa è una cosa da portare avanti. Sicuramente magari dovrebbero essere gli ordini professionali a fare qualcosa. Cioè, ecco, faccio fatica a individuare un soggetto, anche perché inevitabilmente, come dicevamo prima, chi riesce a trarne beneficio e chi riesce a valutare anche la possibilità, l'accuratezza, insomma, cioè valutare, ecco, la qualità del dato è il comune, per cui lì effettivamente o trovi un'amministrazione sensibile,
credo anche poco su vari progetti che a suo tempo erano partiti. Tutte le province avevano fatto richiesta di decentramento nel 2008-2010. Poi, al di là dell'abolizione delle province, era una cosa che si era arenata in mille cose. Credo. Per cui il problema è chi dovrebbe farlo. Però sì, sicuramente secondo me OpenStreetMap già potrebbe, come banca dati, già potrebbe accogliere per esempio le reti geodetiche, che tutto sommato appunto si possono, che poi si possono scaricare, eccetera, per cui potremmo anche cominciare proprio a ragionare con la comunità OpenStreetMap per accogliere alcuni dati. E è vero che anche i servizi della stessa agenzia delle entrate, per cui appunto io sto lavorando per un sito che è Top Geometry, che mette insieme appunto i dati del WMS con i dati dei fiduciali, con i dati delle misurate, e ogni tanto mi viene a dire: ma perché deve essere un privato, appunto una ditta in questo caso, che per farsi pubblicità crea un portale gratuito, no? In cui mette insieme le tre cose che l'Agenzia delle Entrate pubblica, perché non deve essere l'Agenzia delle Entrate stessa. Però sì, allora la vedo un percorso comunque lungo, e non mi dispiace che al momento si vada avanti un po' in ordine sparso, perché si riescono a fare quelle buone pratiche che poi magari possono essere replicate da qualche parte. Sicuramente cerchiamo di tenerci in contatto e di raccontarcele, di spiegare, di pubblicare il più possibile, praticamente. Vero che effettivamente, cioè, se ci pensate, Wikipedia era partita un po' come una follia e adesso diventa un po' la fonte di qualsiasi pezzo giornalistico o di altre cose. OpenStreetMap è stata usata dalla stessa Agenzia delle Entrate come sfondo, per cui diventa. Per cui sì, oggettivamente mettere in comune queste cose e cercare magari all'interno della comunità di OpenStreetMap, adesso che il catasto ha cambiato licenza, che il WMS ha cambiato licenza, cercare appunto di mettere alcuni elementi, non tutti, perché poi c'è un problema fondamentale: il catasto, la cartografia catastale non è poi descrittiva alla fine, cioè non è un qualcosa che trovi sul territorio, per cui per certi versi, a volte sì, a volte no. Vabbè, a me non dispiace come sta andando avanti adesso, insomma, però sì, sicuramente uno sforzo è questo. Non so se Marco voleva aggiungere qualcosa. Sì, se posso aggiungere una mia considerazione, secondo me bisogna partire dal fatto che i comuni hanno un ruolo centrale, ma bisogna fare alleanza tra comuni perché i piccoli comuni, che sono la grande quantità del territorio, parlano solo del Veneto ma di tutta Italia, non hanno né le risorse né le competenze per una serie di situazioni né altro per poter affrontare un terreno come questo che è complesso ed è anche specialistico. Dobbiamo, come dire, prendere atto che è un settore estremamente interessante, di estremo interesse, ma è molto complesso e richiede anche non solo studi, ma anche esperienze e potercisi dedicare. Bisogna avere le condizioni per poterlo fare. Allora, secondo me, una strada potrebbe essere quella di creare un'alleanza tra comuni, ordini professionali e naturalmente anche GFOS, e perché no una ditta come GITER e anche altre che sono indispensabili per fornire il supporto assieme ai professionisti per affiancare gli enti territoriali a intraprendere un percorso che non è un percorso lineare, cioè non è facile affrontare queste cose perché sono tutte cose estremamente utili ma comunque complesse che richiedono risorse, tempo, intelligenza, investimento. Ed è comunque, ragionando con la logica dei piccoli comuni, lavoro in più. Allora, secondo me è assolutamente importante creare occasioni di informazione e di formazione coinvolgendo non solo i tecnici, ma anche gli amministratori, perché altrimenti se non coinvolgiamo gli amministratori e non rendiamo importante il lavoro di investire nell'informazione geografica per dare servizi,
si rimane in una nicchia di sperimentazione che non diventa mai sistema. Allora ci saranno episodi interessanti a livello locale, ma difficilmente si riesce a creare una rete per far crescere gli enti territoriali. Perché? Per i motivi che abbiamo detto prima. Allora è fondamentale, secondo me, coinvolgere l'ente istituzionalmente preposto che è la regione. Perché la regione ha questo ruolo di indirizzare, di coordinare, di promuovere e anche di sostenere, non solo mettendo sul tavolo risorse, cioè competenze, codifiche operative, perché poi bisogna codificare anche queste buone pratiche gestionali, perché finché non diventano una norma, sono episodi affidati ai singoli funzionari, ai singoli comuni, supportati dalle singole ditte e ai singoli professionisti. Allora, se non si riesce a, come dire, uniformare tutto questo, ad esempio Vicenza, che su questo è un'esperienza, mi piacerebbe che i colleghi di Vicenza potessero parlare, lo stesso database topografico che noi a Schio abbiamo cercato di estendere nei comuni a noi vicini, abbiamo perso, per non dire investito, anni per convincere i comuni intorno a noi a fare questo sforzo di investimento conoscitivo. E veramente abbiamo dovuto alla fine arrenderci davanti a dei comuni che non hanno capito l'importanza di questo lavoro. Allora, secondo me è assolutamente importante riuscire a fare degli incontri assieme alla regione e agli ordini professionali, ma c'è un grosso lavoro da fare su questo terreno, che non è un lavoro tecnico, è un lavoro di semplificazione da un lato, senza banalizzare i contenuti, facendo vedere quali sono i servizi che il territorio chiede. Perché c'è una grande fame di informazione geografica, non solo da parte dei comuni, ma anche da parte del mondo esterno. Tutto questo però richiede che si arrivi in qualche modo a codificare tutto questo. Bisognerebbe arrivare a fare una legge regionale che imponesse un livello obbligatorio di SIT a livelli minimi nei vari comuni. Non stiamo parlando di avere un sistema perfettamente maturo come può avere il comune di Vicenza, che sono decenni che investe in questo, che ha la visione, le competenze, le professionalità, le risorse, che lo ha fatto, ma lo alimenta e anzi lo espande. Ma bisogna arrivare a questo, altrimenti saranno singole punte avanzate che non possono fare sistema. E su questo anche le ditte come GITER, non perché siete in linea in questo momento, ma perché fate un lavoro di sviluppo insieme ai professionisti. Che ci sia o no il marchio di una ditta o di altre ditte, cioè, secondo me, i problemi sono altri. I problemi sono la mancanza di visione e di competenze distribuite in grado sufficiente tra amministratori e tecnici nei vari comuni. Perché le ditte e i professionisti ci sono, le competenze e gli strumenti ci sono. È una libera scelta ormai decidere di fare o non fare determinati passi. Io estremizzo un po', ma bisognerebbe che venissero vincolati questi strumenti conoscitivi e di supporto a decisioni, che sono i sistemi informativi territoriali, vincolarli alla pianificazione. Cioè bisognerebbe arrivare a, come dire, caro comune, tu vuoi fare la revisione urbanistica del tuo territorio, devi fare il nuovo piano di interventi, quello che è. Se tu non metti in piedi un nuovo strumento che si chiama sistema informativo con questi livelli minimi, e bisogna stabilire quali, ma anche dire come si deve fare, perché altrimenti si apre la giungla del fai da te. Se non fai questo passo, non ti approviamo il nuovo strumento. Ma bisogna in qualche modo vincolare a questo passaggio, altrimenti rimarranno singoli episodi avanzati in singole realtà geografiche, affidate alla singola amministrazione, al singolo tecnico, che poi va in pensione, va via, cambia la giunta, quel che è, e arrivederci Roma. Dopo è difficile coinvolgere il catasto, lo sappiamo, è difficile anche avere dalla propria parte coinvolgendo i professionisti perché sono pagati dai committenti, mica dai comuni, no? Però una strada c'è, ma bisogna fare rete su questo ed è un'operazione non solamente tecnica, ma anche in qualche modo politica. E su questo la regione può avere un ruolo assolutamente determinante. Sì, o quantomeno culturale come operazione, perché Cioè. le leggi,
di per sé ci sarebbero in Veneto almeno. Poi Ah. l'attuazione è andata un po' così, perché spesso appunto la redazione del quadro conoscitivo per i piani urbanistici, che prevede come minimo l'aggiornamento cartografica, è sempre stata vista un po' come una seccatura, come una pesantezza burocratica. Però hai ragione tu, cioè sono anche questioni di bilanci. Cioè a me è capitato comunque di vedere, quando ero nello studio di urbanistica, cioè di vedere dei bandi che avevano una base d'asta troppo bassa per la redazione del PAT, e che poi, come previsto, hanno consegnato delle banche dati inutilizzabili, perché appunto, no? Per cui dici non partecipo perché assolutamente è una base non congrua praticamente. E però questi comuni, per esempio, hanno perso un'occasione, appunto, come dici tu, per cultura, per scarsa sensibilità degli amministratori, in qualche modo. Però ecco, con un po' di pazienza, perché è un processo lento, però secondo me, cioè, già il fatto di essere qui a parlarne, che qualcuno può partire e che possiamo condividere queste cose, sono anche ottimista, ecco, sulla possibilità, anche perché hai visto che la regione, pur con i suoi tempi, anche lì con lentezza di cose, in genere è abbastanza disponibile a collaborare con i comuni che scelgono di aggiornare la propria cartografia, insomma. Assolutamente sì, e la strada da fare c'è ed è tanta ed è anche entusiasmante. E secondo me opportunità come questa di oggi, se possono essere estese e come dire, portate ad una platea ancora più ampia, sono occasioni di informazione e di formazione. Ma bisognerebbe proprio creare dei momenti di incontro in cui far vedere agli amministratori nel concreto. Con un investimento sostenibile, ma con delle direttive chiare, cosa possono fare per offrire servizi? La chiave è tutta qua. Non è semplice comunicare una materia così complessa senza banalizzarla, perché in realtà, lo sapete meglio di me, è un argomento che ha una grande complessità. Lo stesso database topografico, così com'è da catalogo, questo, eccolo qua, ce lo insegna Vicenza, non è immediatamente predisposto per l'impiego all'interno di un sito comunale. Vicenza, ce l'ha insegnato Vicenza, e su questo siamo debitori a loro, hanno fatto delle implementazioni per renderlo, come dire, direttamente, supporto per tutto il sito comunale, ma anche lì ci vuole lavoro e bisogna fare questi percorsi, ma bisogna anche convincere gli amministratori ad avvicinarsi a questi strumenti, e secondo me incontri, ripeto, su questo argomento sono indispensabili. Altrimenti rimane, chiedo anche a voi un parere, una nicchia di sperimentazione che avviene laddove ci sono le condizioni per poterla far crescere. Tu, Giuseppe, cosa dici? Condivido appieno il ragionamento, sicuramente. Se non si fa sistema in qualche modo, però secondo me importante qua è coinvolgere chi davvero fa aggiornamento e lavora sul territorio, i professionisti, gli ordini professionali, per far rete, per far sistema. Effettivamente l'interesse è tanto e secondo me è una bella, mi fa piacere perché anzi uno dei problemi dei job break passati è stato spesso che erano lezioni, finivano e tanti cari ringraziamenti e poi si concludevano lì, mentre lo scopo era questo, cioè era aprire dei dibattiti. Quindi mi fa molto piacere, quindi questa vuol dire che la strada è giusta, anzi. Incentiva a replicare, magari a fare una puntata 2, veramente mettere in cantiere una puntata 2. Abbiamo già messo un po' il calendario del prossimo anno, ma eventualmente rivederlo, aggiungere un mercoledì, vediamo un attimo. E pensiamo magari a una puntata 2, anche per riaprire questo dibattito, ovviamente con una parte introduttiva che è stata fondamentale, quella di Amedeo, però anche. Con spazio al dibattito. Ora effettivamente forse chiuderei, cioè non per tagliarle ali, ma per cercare di rimanere
nei tempi e non estendersi troppo, però assolutamente da replicare, nel senso che speriamo che effettivamente possa essere uno strumento, perché, diciamo, partendo dal basso, partendo anche a far rete, per provare con tempi sicuramente che saranno lunghissimi, ma nei prossimi anni a migliorare un po' la situazione. Sì, io direi che comunque già ci siamo incontrati qui, ci possiamo rincontrare in rete sia sulle mailing list di OpenStreetMap che di GeForce, e si comincia a ragionarci, la strada si può fare coinvolgendo i soggetti che abbiamo detto, si può migliorare a partire dal Veneto intanto, ma poi una volta che si trova una modalità si amplia. Esatto, benvenuto. L'associazione GeForce poi è un'altra, come dire, è il luogo giusto, è uno dei luoghi giusti insieme a OpenStreetMap, che poi viaggiano di pari passo per parlare di questo. Direi che siamo quasi tutti membri, quindi è abbastanza inutile parlarne, ma niente, quindi grazie. Lascio concludere a Roberta. Sì, no, io volevo vabbè, ringraziare Marco che appunto scrive in chat insomma, feedback positivi sui nostri jailbreak, che sono questo format insomma, nato così sull'onda di questo anno un po' assurdo. E adesso ci prenderemo ovviamente una piccola pausa per le vacanze natalizie e ripartiremo il 13 gennaio col primo jailbreak del 2021, ecco. Non so se c'era Loris che voleva fare un saluto o un commento, mi pare che è attivo, ma Sì? no, non ti sentiamo. Lasciate tirare il microfono in chat, però. Però il Mi dovrebbe. microfono Vabbè, risulterebbe attivo adesso. se no, cos'è il prossimo giro? Il 26 di gennaio, che abbiamo lo stesso tema, dicevi 26 Roberta, con febbraio. 26 febbraio, trovate sul sito di GeForce, magari ci Esatto. rivediamo là, oppure Anche ci più sentiamo esteso, prima. tra l'altro, avete 4 ore, giusto? Quattro ore, credo, Ah, sì. beh, allora sì, lì le prime Non due c'è ci neanche io. presentiamo e le altre due Ho visto le chiacchieriamo. vostre facce preoccupate quando ho detto 4 ore. Però mi No, no. pare, no? È la mia faccia preoccupata perché ero uno prima su Litmap, quindi altrettanto preoccupato. Ok, ci salutiamo qua perché siamo andati Bene. abbastanza lunghi. Comunque, se serve, ripeto, sia io che Roberto, cioè sì, ci troviamo, ecco, non sentiamoci via mail o singolarmente perché il tema vale la pena portato avanti. Ciao a tutti. Grazie a Ciao, tutti. Grazie grazie. Grazie. a voi per aver partecipato. A voi, grazie.